la casa circondariale di Vasto e la casa di lavoro di Vasto, in realtà come casa di lavoro finisce per essere la più grande struttura d'Italia. Però una casa di lavoro dove il lavoro è poco rischia di essere semplicemente una misura di reclusione aggiuntiva proprio per chi ha già scontato tutta la pena. Gli italiani non lo sanno che esistono dei luoghi dove chi ha scontato tutta la pena poi non torna in libertà, e la struttura penitenziaria, il sistema della giustizia italiano deve trovare delle soluzioni più umane, intelligenti ed efficaci, sì, per prevenire il crimine. Quindi la misura della casa di lavoro è appunto una misura aggiuntiva per persone definite pericolose socialmente, ma purtroppo rischia di essere qualcosa che diventa per persone semplicemente marginali, non socialmente pericolose ma socialmente deboli. Quindi è qualcosa che si sta rivelando inefficace. Dobbiamo trovare un'alternativa o un'evoluzione. La prima evoluzione è creare lavoro vero e come contribuire a coinvolgere anche l'ambiente attorno, i comuni, il territorio attorno, per costruire forme utili di lavoro, anche se capiamo la crisi del lavoro di tutta Italia, ma per esempio ci sono le possibilità di lavoro agricolo, possibilità di inserimento vero. Io credo che dobbiamo immaginare un altro modello, intanto un modello dove il dentro e il fuori siano molto più comunicanti. Onorevole Maria Amato, oggi una visita alla Casa Circondariale di Vasto, perché? Perché la casa di lavoro resta un elemento interessante, importante e un elemento anche di criticità per quello che riguarda le problematiche sociali. C'era l'occasione per condurre questa visita insieme all'onorevole Mario Marazziti, una persona che è da sempre impegnata nel campo dei diritti e presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera in cui io opero. In Italia si parla spesso della condizione dei carcerati, a Vasto com'è? A Vasto la condizione, per quella che io conosco e la conosco essendoci venuta più volte, la condizione di vita è una condizione di buona qualità. Il problema vero è che la casa lavoro ha in sé le due parole che dovrebbero caratterizzare la misura: la casa non come struttura fisica, ma il sentirsi a casa, il tornare a casa, il riabituarsi a una vita sociale normale dopo aver scontato la propria pena, e soprattutto il lavoro. Lavoro che è ovviamente in un periodo di crisi è carente per tutti, ma per chi è internato nella casa lavoro è misura per recupero della scontando la propria pena. Il problema vero è la criticità sulla carenza del lavoro. La direttrice ci diceva in questo momento che le visite, il portare visibilità a questo posto accelerano dei tempi che sono da sempre tempi lunghi. Infatti sono finalmente arrivate le risorse per il capannone sartoriale, quindi significa riuscire a concludere un percorso iniziato in passato con l'ex direttore Massimo Di Rienzo per fare il padiglione sartoriale all'interno del carcere.